si sblocchi. Qual è il problema? Perché il Presidente non ha avuto, l'amministrazione non ha avuto questi soldi? Perché repubblicani e democratici non si sono messi d'accordo sul baratto tra somme e concessioni. La concessione che chiedevano, una delle concessioni che chiedevano i democratici, che non è stata fatta, è quella che riguarda i Dreamers, cioè questi figli di immigrati arrivati bambini negli Stati Uniti, che negli Stati Uniti sono cresciuti, hanno studiato, si sono laureati, stanno lavorando. Obama aveva detto loro: state tranquilli, resterete in America. Trump vuole fare un passo indietro e dire: vi possiamo rimandare a casa. Soltanto che non, questa è la contropartita, il ritiro di questa legge per evitare lo shutdown, per evitare il blocco delle funzioni governative non essenziali, così le chiamano. Facciamo qualche esempio. Per esempio, abbiamo detto prima i parchi nazionali, i musei, alcuni servizi non essenziali. Quanto si può andare avanti così in blocco? Nella storia degli Stati Uniti ci sono stati vari shutdown, alcuni di qualche ora o di qualche giorno, alcuni di circa 2 settimane mi sembra. Non hanno mai avuto conseguenze disastrose. Gli americani, quando sono andati a votare, in genere non prima di 10 mesi dopo, vanno a votare in novembre, non se ne sono ricordati molto. Ma la caratteristica di questo shutdown è che è la prima volta che un presidente subisce uno shutdown avendo tutto il congresso a favore. La Camera e il Senato hanno una maggioranza repubblicana. E allora perché è successo? Perché le posizioni del Presidente irritano anche qualche repubblicano e comunque non conquistano nessun democratico. Un po' di compromesso ci vuole anche. Allora, da parte intanto il titolo di Repubblica, Giampiero: in America caos e proteste nel primo anno di Trump. E poi abbiamo sentito il vicepresidente, sentiamo invece dall'altra parte Schumer, che è il leader democratico, minoranza democratica al Senato. Questo è il suo